Siamo qua in Sala Nevera, a fianco della Sala Teatro Giuditta Pasta, per la presentazione del programma dedicato alle scuole nel corso della nuova stagione teatrale che il Teatro di Saronno organizza come ogni anno, rivolta alle scuole. Abbiamo presenti diversi insegnanti, ma anche una classe, perché sarà protagonista di una delle premiazioni che oggi avranno luogo a seguito della presentazione del programma. Lascio un attimo la parola ad Anella per descrivere i due diversi premi che verranno assegnati oggi e che vedono coinvolti i ragazzi in prima persona. Allora, verrà premiata una classe perché una bambina della classe ha fatto un disegno che ha vinto il concorso Il Teatro a Colori. Questo disegno è stato messo nel materiale in programma per la stagione delle scuole. E poi verrà premiato un ragazzo che ha vinto il concorso Un giovane critico per il Pasta. È un ragazzo delle superiori e anche lui avrà un bellissimo premio della libreria Pagina 18 e degli abbonamenti del teatro. In questo modo cerchiamo di avvicinare il pubblico dei giovani, dei bambini e dei ragazzi al teatro in modo attivo, non semplicemente venendo a vedere gli spettacoli, ma partecipando e dandoci il loro contributo. Grazie e speriamo di vedervi tra di noi. Grazie ancora, invito non solo le scuole rappresentate dagli insegnanti presenti, ma tutte le scuole di Saronno che magari non hanno avuto oggi l'occasione di presenziare alla presentazione della programmazione per le scuole, invito tutti a prendere contatti con gli uffici del teatro perché le proposte veramente sono molto molto interessanti. Grazie di essere venuti anche a tutti i bimbi che saranno premiati, agli insegnanti, insomma, a tutte le persone che sono interessate alla nostra stagione rivolta alle scuole e anche ai giovani e a tutti quanti. E volevo presentarvi due nuovi membri del nostro consiglio d'amministrazione, Patrizia Omati e Giuseppe Uboldi, che probabilmente conoscete già. Ecco, poi abbiamo il nostro assessore alla cultura e Oriella Stamerra, che per il Consiglio Comunale è delegata per l'istruzione. Quindi magari chiederei a voi di introdurre questo incontro e poi noi racconteremo un pochino la stagione per le scuole e dopo la parte invece che riguarda i concorsi e le proposte per il giovane pubblico. Grazie Anella, volevo solo fare un brevissimo saluto a tutti quanti, sono molto contenta di vedere quest'anno questa sala così piena, non solo per la presenza degli insegnanti ma anche dei ragazzi che saranno protagonisti non solo come spettatori per la futura stagione ma protagonisti anche oggi per le iniziative che affiancano tutto il programma teatrale dedicato ai ragazzi e per il quale hanno lavorato tantissimo il personale del teatro dedicato appunto alla scuola e che vorrei ringraziare molto per l'impegno e per il successo di tutte le iniziative che sono state proposte. In particolare mi riferisco sia all'anno scorso, visto che appunto qualcuno dei premiati è stato assegnato la programmazione dello scorso anno e poi per le nuove proposte che verranno presentate. Quindi un grande coinvolgimento delle scuole e dei giovani, non solo come spettatori ma anche con un altro ruolo, per avvicinarli appunto al teatro in tutte le sue forme e vedere uno spettacolo dal vivo teatrale è sempre un'emozione e grande che uno deve man mano coltivare fin da quando è piccolo per poterne apprezzare tutte le sfumature e insomma come un'esperienza fra le tante che la scuola essendo coinvolta in queste iniziative che propone e ringrazio in particolare gli insegnanti che si dimostrano sensibili e che accompagnano i ragazzi in questo percorso.
Quindi ci tengo a sottolineare la collaborazione che c'è e che spero diventi sempre più grande tra appunto l'amministrazione, in particolare nel mio ruolo di assessore sia all'istruzione che alla cultura, la Fondazione Teatro e tutte le scuole che sia di Saronno che anche del circondario appunto accolgono questo programma e spero sempre in misura maggiore. Lascio allora la parola a Oriella. Io credo che ci sia poco da aggiungere, tranne il fatto che chi è qui per esperienza personale, se sono i ragazzi che hanno provato a recitare, a stare sul palco, chi invece anche solo ha goduto uno spettacolo dalla poltroncina del teatro, non può che essere d'accordo che è una gran bella esperienza, per cui vale la pena farla, vale la pena rinforzare e tenere vivo questo canale, perché per quanto riguarda la mia esperienza personale di insegnante, ho sempre trovato nei ragazzi un grande entusiasmo e è un terreno molto fertile di insegnamento, apprendimento di cose che magari non passano attraverso, non sono così chiare che possano passare attraverso i cosiddetti programmi scolastici, ma che invece sono quelli che alla fine di un ciclo scolastico, di un percorso, i ragazzi sentono di avere maggiormente acquisito, che vuol dire un confronto con se stessi, con i propri limiti, con le proprie capacità, un confronto con gli altri e ogni momento di emozione che ti può dare il teatro è un momento forte e che va aiutato a essere presente nella vita dei nostri ragazzi, oltre che nella vita dei nostri adulti. Per cui benvenuti a tutti e che sia un buon anno per tutti su questa cosa. Bene, allora prima volevo dire solo una cosa, che in particolare abbiamo organizzato insieme proprio all'assessorato alla cultura due spettacoli quest'anno, uno per la giornata della memoria ed è un concerto dei sette grani e un altro spettacolo che sarà a fine anno in occasione dell'anniversario del Legnanino. E diciamo questa produzione che si intitola Arianna è proprio una produzione che viene allestita proprio per questa occasione, quindi sarà sicuramente una cosa molto interessante, sarà di mattina naturalmente per le scuole superiori o comunque scuole un po' preparate al discorso, perché ci avviciniamo in modo molto colto, diciamo uno spettacolo particolare, bisogna essere minimo preparati per fruirne. E invece lo spettacolo dei sette grani, che è lo spettacolo dedicato alla giornata della memoria, quest'anno proprio abbiamo pensato di incoraggiare veramente i giovani a venirlo a vedere. Sarà di domenica pomeriggio, sarà un concerto, quindi qualche cosa diciamo per riprendere questo tema con una generazione che probabilmente ricorda un po' meno, ecco. E sono tutte e due spettacoli gratuiti. Poi io lascerei la parola a Lara Gavardini, che sicuramente conoscete tutti, che è la persona che in teatro proprio è responsabile per tutto quello che riguarda il teatro, educazione, le proposte per i giovani. Quindi lascio a lei il compito, perché anche la conosce molto bene, di spiegarvi la stagione dedicata alle scuole di quest'anno. Seguendo appunto le orme dell'anno scorso, abbiamo tracciato una stagione che vada a coprire tutte le fasce d'età, dai bambini delle materne fino all'ultimo anno delle scuole superiori, accogliendo anche numerosi suggerimenti che ci sono pervenuti dagli insegnanti e quindi aprendo un dialogo proprio con tutto il corpo insegnante della città o di chiunque ne è interessato, per collaborare e proporre spettacoli o tematiche che siano per loro di interesse e che soprattutto possano aiutarli nello svolgere poi il loro compito didattico con i ragazzi, perché nessuno meglio degli insegnanti può sapere quali sono le criticità piuttosto che le tematiche o le modalità per lavorare con la propria utenza, con i ragazzi.
La stagione per le scuole si apre con la Repubblica dei Bambini in occasione della giornata dei diritti dell'infanzia, Teatro delle Briciole, e si affronterà appunto dal punto di vista appunto dei bambini, quindi mediante il gioco, il tema dei diritti fondamentali legati sia all'infanzia sia alla propria partecipazione e inserimento in una società. Proseguiamo con un appuntamento dedicato alle superiori che si intitola Oggi d'Oriente e Terra di Mezzo, che è stato uno spettacolo che ci è stato caldamente suggerito dalle insegnanti delle superiori, che è tratto peraltro da un libro, quindi c'è tutta una bibliografia che gli insegnanti possono utilizzare a scuola, possono creare percorsi paralleli appunto allo spettacolo, e parla dell'integrazione anche dal punto di vista femminile e non solo, di culture, incontri di culture diverse. Per Natale uno spettacolo molto leggero ma molto fantasioso, che vuole aiutare i bambini più piccolini a stimolare anche la loro fantasia, e si tratta della Conta di Natale. La conta perché si contano i giorni che mancano al Natale, non in una chiave prettamente cattolica, quindi siamo al di sopra di qualunque approccio religioso, semplicemente per ogni casellina c'è una fiaba. I bambini partecipano attivamente allo spettacolo, e questo potrebbe essere da traghetto per lavorare a scuola sulla costruzione della fiaba, quindi proprio la struttura della fiaba, e magari partecipare al concorso del gioco delle fiabe, che è correlato ed è dedicato proprio ai bambini delle elementari, la scrittura e l'illustrazione di una loro fiaba senza nessun filtro, liberamente. Poi noi pubblicheremo un libretto con le 20 fiabe migliori e lo distribuiremo gratuitamente ai bambini. Abbiamo inserito quest'anno per le medie inferiori e le superiori poi uno spettacolo che arriva un po' dalla cultura cinematografica. È uno spettacolo molto particolare, altamente tecnologico, e parla di Méliès. Méliès, dopo i Lumière, è stato il padre del cinema, nel senso che se i Lumière hanno inventato appunto il cinema, Méliès l'ha sviluppato, creando, seppur per un processo casuale, gli effetti speciali e dando alla società dell'epoca la possibilità di sognare. Il suo cortometraggio più famoso, comunque ci sono dei cofanetti, sempre gli insegnanti possono consultarli, credo ci siano anche qui in emeroteca e biblioteca, possono essere visti anche dai ragazzi, e insieme capire proprio la storia del cinema, che è uno strumento di comunicazione come è anche il teatro, e questa volta il cinema portato nel mondo del teatro con tutte le sue invenzioni. Poi proseguiamo con degli story boys che ospitiamo anche nella rassegna Prosa Blu per le superiori. Dedichiamo una mattina per questo spettacolo ai ragazzi. Gli story boys ha vinto gli Ubu del teatro, è una produzione dei Teatri d'Italia e il Cappuccino Milano, regia di Elio De Capitani, tratto anche questo da un romanzo di Alan Bennett, scrittore contemporaneo, e tratta della criticità dei ragazzi nel momento in cui devono scegliere cosa diventare da grandi, perché possono cambiare le epoche ma le criticità sono le stesse: quello che piace ai genitori o quello che io sono veramente, come voglio comunicare e come viene da un lato imposto di comunicare. Per i piccolini poi ospitiamo di nuovo quest'anno la compagnia TPO, Teatro di Piazza d'Occasione di Prato, che è specializzata in spettacoli di tipo immersivo. Viene costruito un palcoscenico ad hoc dove i bambini si immergono completamente in musiche, suoni e colori, lavorando su schede didattiche molto puntuali che vanno proprio dallo studio di che cos'è una farfalla, alla musicalità, al ritmo, e vengono coinvolti direttamente dagli attori dello spettacolo. Infine poi abbiamo Scarlattine Teatro con 24.583 piccole meraviglie, e anche qui il rimando è anche un po' cinematografico e letterario, perché riprendiamo le... riprendiamo i disegni, alcune poesie di Tim Burton. Il tema portante di questo spettacolo è la diversità, e la diversità di questi bambini è data dai dentoni e da un'altra bambina che ha delle piccole difficoltà, e quindi come superare le proprie piccole diversità per crescere insieme in un gruppo di pari.
evento specialissimo, dopo una tournée al Piccolo di Milano si fermeranno da noi i membri della compagnia Charioteer Theatre, spettacolo in lingua inglese, tutti attori madrelingua, Macbeth, Biography of a Killer, che è tratta appunto del Macbeth. Gli attori sono tutti appunto di madrelingua inglese, ci sarà un attore bilingue che aiuterà i ragazzi proprio a fruire nel modo più ottimale possibile dello spettacolo. Si continua poi con un classico, La grammatica della fantasia di Rodari, in chiave molto favolistica e molto sognatrice, che è proprio di Rodari. E poi pensiamo ancora alle superiori con uno spettacolo appunto che tratta delle dipendenze, non una in particolare, ma tutte le dipendenze, quelle di Grock, che diciamo al momento sono i migliori sulla piazza che producono spettacoli di questo genere. Lo spettacolo si chiama appunto Come un chiodo nella testa. Chiudiamo a maggio con un'altra proposta per i piccolini. Dopo il grande successo dell'anno scorso, riproponiamo il Music Lab in collaborazione con Musica Morfosi. Sono due date e si utilizzeranno due strumenti diversi: la voce umana, che spesso non è considerata uno strumento musicale, ma è uno strumento musicale, e i bambini impareranno proprio a utilizzare la propria voce, a farla emergere, ma non solo nel senso grido o sto zitto, proprio a modularsi e a imparare a far seguire alla voce anche una corporeità. E accanto le percussioni, perché è un altro strumento che è molto indicato appunto per i bambini. Poi ci saranno gli spettacoli serali di stagione, che verranno alcuni, abbiamo individuato alcuni spettacoli che secondo noi possono essere veramente d'appeal per i ragazzi delle scuole superiori. Abbiamo Chemo, poi ci parlerà più diffusamente Anella di questa iniziativa, che ci fa da partner in questo progetto per aiutare i ragazzi e le scuole a venire a teatro diminuendo comunque i posti. Novità di quest'anno sono due sostanzialmente, due laboratori, uno pensato per i piccolini e uno per i più grandi. Il laboratorio di ritmia dell'Associazione Nazionale di Ritmia, che si propone con un approccio ludico di avvicinare i bambini alla musica e alla pratica motoria in modo spontaneo a partire proprio dalla prima infanzia. Abbiamo strutturato un ciclo di 7 incontri che partirà il 24 ottobre e terminerà il 12 dicembre, tutti sul palcoscenico del teatro, divisi per fasce d'età, in modo che i docenti, che sono la professoressa Sonia Simonazzi e la dottoressa Zaffaroni, possano seguire puntualmente e personalmente ciascuno dei bambini. Le fasce d'età sono dai 3 ai 6 anni e dai 7 ai 10 anni. Poi riproponiamo il laboratorio adolescenti, abbiamo qui le due docenti del laboratorio adolescenti, Alessandra Comi e Valeria Sala Costantini, tutte e due dalla Paolo Grassi, arrivando direttamente da lì. Il laboratorio adulti, che ha avuto un notevole successo l'anno scorso, con Marco Pagani, attore, doppiatore, drammaturgo, conosciuto anche qui da noi. E l'altra novità di cui vi parlavo è il laboratorio di drammaturgia. Il laboratorio di drammaturgia che viene proposto dai 18 anni in su per tutti coloro che decidono, che vorrebbero cimentarsi appunto nella scrittura drammaturgica. Abbiamo qui presente Renato Gabrielli, che sarà il docente del laboratorio di drammaturgia ed è docente di drammaturgia alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Accanto ai laboratori si riproporranno i concorsi, appunto il gioco delle fiabe dedicato a tutti i bambini degli elementari che desiderano appunto anche con l'aiuto degli insegnanti scrivere e illustrare una fiaba, e poi pubblicheremo un libretto relativo. Il teatro a colori, che l'anno scorso ha visto tantissimi partecipanti, la copertina del nostro libretto è costituita dall'immagine che ha vinto l'edizione dello scorso anno. Città del Sole ha messo a disposizione una bellissimo premio che noi chiamiamo il kit della creatività, ma che in realtà è composto di materiali che su suggerimento dell'insegnante potranno servire e supportare il loro lavoro anche per le classi future. Questa edizione l'ha vinta una quinta elementare e il premio andrà a una prima elementare e verrà tramandato, perché sono tutti materiali che poi rimangono non esauribili. E poi il critico per il pasta,
e abbiamo qua il nostro vincitore Giovanni Manzella, che quest'anno ha visto veramente tantissimi spettacoli e si è cimentato in bellissime critiche teatrali. Tra l'altro lo scorso anno tra la giuria avevamo Mario Bianchi, che è un esponente abbastanza importante del teatro per i giovani in Italia, e ha valutato appunto insieme al nostro ufficio stampa Giovanni in modo molto molto positivo. E Libreria Pagina 18 mette a disposizione un buon acquisto libri per il vincitore di questo concorso. Possono partecipare tutti i ragazzi, se fate un tema riguardo alla loro esperienza, cioè all'interno del percorso scolastico, basta che poi ce li inviate. E il teatro mette a disposizione due abbonamenti di 4 spettacoli a scelta appunto per il vincitore. Io chiuderei qui e passerei la parola ad Anella, che vi spiegherà più nel dettaglio alcune iniziative rivolte proprio ai giovani. Io, brava. Io vi direi solo due cose che riguardano i prezzi, per cominciare. Allora, come aveva accennato Lara, quest'anno noi abbiamo avuto uno sponsor che è Chemo, che aveva già sponsorizzato il teatro, però quest'anno sponsorizza in maniera maggiore e ci permette di offrire un biglietto che abbiamo chiamato Chemo, per l'appunto, ed è under 25, cioè i ragazzi fino a 25 anni possono venire anche da soli qui in teatro e noi per ogni spettacolo della stagione, quindi anche spettacoli che costano 28 euro, 25, per qualsiasi spettacolo, chiaramente ci sono dei posti limitati per ogni spettacolo, i primi che vengono possono acquistarlo, però noi diciamo, lasciamo dei posti limitati per i ragazzi che vengono individualmente, però su ogni spettacolo, ma utilizzeremo questi biglietti per le proposte che noi facciamo, diciamo, per gli spettacoli serali per le scuole, che sia, non so, l'Arlecchino, Servitori di due padroni, terremo dei biglietti proprio per le scolaresche che vogliono venire organizzate. Noi cercheremo di utilizzare al massimo questo biglietto per Italianesi, che è uno spettacolo sicuramente sconosciuto ma bellissimo, e così via, anche per il Tis Galileo di Paolini, stesso discorso, eccetera eccetera. Vedrete per Gifuni, insomma, per le sorelle Marinetti, Anima Errante, cioè per questi spettacoli, anche per l'opera, se vi organizzate con gli studenti, noi potremo utilizzare questo biglietto. Naturalmente, adesso io dico anche quest'altra cosa, anche se non siete direttamente interessati probabilmente a questa fascia d'età, però sicuramente gli insegnanti sono per noi qualcosa di molto prezioso, perché avete a che fare veramente coi giovani e noi desideriamo proprio come dire, far entrare sempre di più questi ragazzi a teatro, e il prezzo sicuramente, oltre alla proposta culturale sulla quale ci sforziamo, però il prezzo conta. E abbiamo, siccome sicuramente continuate a seguire i vostri ragazzi anche dopo, quando vanno all'università, li incontrate, avete figli e così via, quindi per noi siete veramente qualcuno di veramente importante come legame tra noi e loro. Un'altra proposta che abbiamo, quest'anno abbiamo esteso l'under 26, che era il ridotto di tutti i biglietti, l'abbiamo esteso ai 30 anni. Quindi c'è questa cosa, ma in più abbiamo deciso che se c'è un gruppo di ragazzi under 30 che decide di venire a vedere uno spettacolo e si organizza senza essere un gruppo, un'associazione, niente, ma sono in 10, vengono qui e ci dicono: noi vogliamo vedere l'Arlecchino, History Boys, piuttosto che l'opera, qualsiasi cosa, facciamo un biglietto da 12 euro a testa. Quindi ancora, diciamo, un'agevolazione molto grande, no? Con questa intenzione. Quindi vi chiederei proprio di farci da, ecco, insomma, di raccogliere anche voi questa cosa, di passarla a tutti i ragazzi che conoscete. Brevemente i concorsi che avete presentato, per i giovani che sono delle casa, della libreria pagina 18, che ci ho pianto in questa iniziativa, consegna il premio a Giovanni.
Alzatevi di maniera. Fatevi vedere, alzatevi. Alzatevi. E il premio è dedicato alla Città del Sole, che è nostra partner di questa iniziativa, ed è un kit della creatività che è stato costruito su suggerimenti dell'insegnante rispetto a quelle che poi saranno le esigenze dei ragazzi che verranno dopo di loro, perché loro saranno tutti in prima media, che saranno sì, comincia lì ma continua qui e continua qui. Dei colori per il mondo di segno, per favore.